E ciao a tutti ragazzi, io sono Jeff e benvenuti o bentornati in questo nuovo video. Oggi ragazzi, nuovo secondo me, stavolta sulla serie TV che fa parte dell'universo di Star Wars, cioè Star Wars Rebels, la prima stagione per ora. Allora ragazzi, prima di iniziare ovviamente con questo nuovo secondo me, vi consiglio di iscrivervi al canale, attivare la campanellina degli avvisi, mettere like, condividere il video e commentare. E direi di iniziare con questo nuovo, secondo me, ovviamente. Allora, innanzitutto, io questa serie, cioè non è che l'avevo già vista tempo fa, l'ho iniziata a guardare adesso, quindi non è che ho visto le altre stagioni per ora. Quindi non so come andrà avanti la storia e soprattutto non ho, cioè è la mia prima serie di Star Wars che guardo animata, quindi non ho visto The Clone Wars e penso che non lo guarderò mai, ragazzi, perché va bene Star Wars Rebels che lo guardo, sono 4 stagioni e ci può stare, ma The Clone Wars, ragazzi, può essere bella quanto volete, ma sono 7 stagioni più, cioè, e c'ha tipo 15-20 episodi, non lo so, e sono anche tanti, quindi penso che non la guarderò mai, quindi, o forse tra un anno, che ne so, la guarderò, ma per ora guardo solo Star Wars Rebels. Allora, iniziamo a parlare di questa serie TV di Star Wars Rebels. Innanzitutto mi è piaciuta molto, visto che l'ho trovata molto fluida. Anche gli episodi, ci sono molti episodi che sono filler. In tutto mi sembra che sono 15 episodi da 20 minuti, quindi neanche sono tantissimi. Se la guardi velocemente, te la guardi in 2 giorni, quindi o anche in uno, se c'hai tempo. Io l'ho guardata in 3 giorni, ma perché io guardavo piano piano le puntate, forse anche in 4, boh, non mi ricordo, visto che l'ho guardata qualche settimana fa. Allora, innanzitutto, questa storia parla di Ezra Bridger, che è questo, cioè di questa squadra in realtà parla, perché diciamo che Ezra Bridger è, diciamo, il protagonista su cui si concentrano di più per ora su questa prima stagione, che è questo ragazzino che è solo, non, i genitori l'hanno lasciato. E praticamente diciamo che per guadagnarsi da vivere fa il ladro, quindi ruba, e un giorno rubando, diciamo, vede questi altri ladri che vogliono rubare queste altre cose, adesso non mi ricordo bene, però diciamo che nel primo episodio si imbatte subito insieme a la squadra, diciamo, che è composta da Sabine, che diciamo è una Mandaloriana che non si sa molto sul suo passato, ma penso che nelle prossime stagioni si approfondisca un po', diciamo, sul suo passato, visto che per ora non si sa praticamente niente. Poi c'è Kanan, che è questo Jedi, diciamo, che anche su lui non è che si sappia tantissimo. Poi c'è Zeb e Hera. Vabbè, ovviamente C1 10P, che è, diciamo, il droide che c'è in questo gruppo, visto che anche c'era R2D2 e C3PO, ad esempio, con la Luke, Leia e Han Solo. Qua, diciamo, hanno anche loro un droide che di aspetto è anche molto simile a R2D2. Allora, innanzitutto questo gruppo mi è piaciuto molto. Ovviamente quello più approfondito tra tutti è Ezra Bridger e, diciamo, anche Kanan. Quello, diciamo, gli unici personaggi meno approfonditi sono Hera e Zeb, visto che di Zeb non si sa praticamente niente sul suo passato, e era quella meno approfondita di tutti, veramente.
perché diciamo che il suo unico scopo nella serie è fare da trasportatrice, diciamo, cioè è quella che guida la nave, non è che ha qualcosa di specifico, quindi diciamo che è quella meno approfondita. Anche Sabine non si sa niente su di lei, tranne che è una Mandaloriana e è appassionata nel dipingere, quindi boh. Però spero che nelle prossime stagioni si approfondisca un po' di più su questi personaggi, soprattutto su come si sono incontrati C1, DCP e Hera, visto che si sa che loro due sono stati i primi che hanno formato questa squadra, diciamo. Poi, come cattivo, c'è il grande inquisitore che mi è piaciuto un sacco. Poi si vede anche Darth Vader, ma pochissime scene. E diciamo che ovviamente ci sono anche dei cameo in questa prima stagione. Si possono vedere, ad esempio, C3PO, R2D2, si vede anche Lando, si vede anche Bail Organa, che è il padre di Leia. Poi si sente anche la voce di Yoda. Diciamo molte apparizioni. Ah, si vede anche Obi-Wan, ma diciamo come messaggio. E niente, per ora questa prima stagione mi è piaciuta molto. Dovrò anche vedere la seconda, cioè adesso non l'ho ancora iniziata, però la vedrò di sicuro, visto che come si può vedere alla fine di questa prima stagione, si vede arrivare Ahsoka, che diciamo tutto il gruppo lo conosceva, la conosceva, però non si è mai vista per ora, cioè si è vista solo nel finale in alcune puntate, ma non in faccia. E niente, direi che per questo secondo me è tutto. Questa stagione ve la consiglio un sacco, anche perché è molto bella, cioè non è che è noiosa. E niente, direi che per questo video è tutto. Ah no, aspettate, vi voglio dire un'ultima cosa, che mi è piaciuta un sacco una puntata soprattutto, che è quella in cui Ezra, diciamo, si infiltra tra quelli che i soldati, diciamo, giovani dell'impero, che loro non sanno praticamente niente, che poi andranno a diventare, diciamo, cattivi. Quindi è anche molto bello che questo aspetto. E niente, direi che per questo è tutto. Grazie per la visione. Ci vediamo al prossimo e nuovissimo, secondo me, o video. Ciao ragazzi!